Bentornati all'edicola del Bar Walter, è sempre il vostro Stefano Troello che vi parla. Nel weekend sono andato a vedere il super derby vastese di seconda categoria, girone G, al campo San Paolo, la 167, è andata in scena la sfida tra il Real Portapalazzo, padrone di casa, e l'Incoronata. Un bel 1-1, risultato giusto a mio avviso, che insomma lascia tutto invariato, quindi tutte e due le compagini vastesi potranno ancora dire la loro in ottica di vittoria del campionato. C'è stato il vantaggio dei padroni di casa con un gran gol di De Torre, poi per l'Incoronata è entrato Pasquale Smiles, che quel giorno festeggiava anche il suo compleanno e l'ha festeggiato alla grande con un bellissimo gol di destro, tra l'altro lui che è mancino, per l'1-1 finale. Quindi complimenti alla squadra di Zillotti e quella di Campitelli, e quindi ai rispettivi mister Vino e Rapino. Un saluto particolare ai miei amici della Magica Team Volley su tutti Cesare Acquarola, ci siamo sentiti ieri sera. Da quando sono venuti a trovarci erano in crisi di risultati, se non sbaglio non ancora vincevano una partita, ci sono venuti a trovare, nelle ultime 5 uscite hanno raccolto 4 vittorie nell'ordine con San Salvo, Isernia, Campobasso e proprio ieri con Larino un bel 3-1. Perdendo solo con Agnone, ma sappiamo il paese dell'Alto Molise quanto sia, insomma, quanto abbia una cultura del volley. Quindi ancora un in bocca al lupo alla Magica Team Volley, per la quale faccio il tifo con molta simpatia. Stiamo aspettando i nostri ospiti, magari ci facciamo portare anche un caffè e cominciamo. Sprint, iniziamo proprio correndo con la podistica San Salvo, quindi permettetemi questa battuta. Abbiamo Giampaolo Colameo e Remo Fabrizio, che fanno parte del direttivo della società, appunto, di San Salvo, che corre da tanti anni, penso. Chiedo a te, Giampaolo. Sì, sono parecchi anni che la società ormai è ben stabile nella città di San Salvo, e bella realtà ormai conosciuta a livello nazionale e anche internazionale, perché abbiamo avuto tante esperienze, tanti atleti che corrono anche all'estero, tantissimi. L'ultima recente esperienza che sono andati, mi pare era una ventina, non, il numero esatto non lo so, sono andati alle Canarie a fare la mezza maratona e la maratona. Una bella esperienza per tutti, hanno abbinato sia la vacanza che la vacanza, che tutte e due. Sofferente per alcuni perché ho fatto molto caldo, però è stata una bella esperienza. Mi fa piacere, perché da quello che ho capito, quindi portate in giro per l'Italia e anche per l'Europa il nome, insomma, di San Salvo e della vostra società. A Remo voglio chiedere quanti iscritti siete e come vi si può, insomma, come ci si può unire a voi. Ma ne siamo un 151-152 iscritti finora, ed è semplice, non è che bisogna fare un esame particolare, basta solamente che, appunto, ci si iscrivi e si porti il certificato medico. Dopodiché ci riuniamo, si riunisce il direttivo e naturalmente si dà il consenso. Solo una cosa, insomma, burocratica. Una formalità che, insomma, non è che ci vuole molto, ecco, tutto qua, insomma. E Remo, penso 151 iscritti, quindi sicuramente non solo di San Salvo, non solo, no, di Vasto, coprite, no, penso, no, anche il vicino Molise. Sì, sì, vicino Molise, ma anche Casalbordino, Carunchio, Lentella. Insomma, siamo un gruppo abbastanza sparso nella zona, ma molto molto coeso, insomma, abbastanza, c'è molta collaborazione. Ma l'ho capito da subito che siete davvero un'organizzazione, insomma, con la O maiuscola, oltre ovviamente ad essere una realtà sportiva, quindi a pensare alle gare da fare. A proposito di questo, prossimi eventi, prossime tappe? Vabbè,
la nostra prossima tappa è proprio domenica prossima, andremo in 23 alla Romeo e Giulietta a Verona a correre la mezza maratona ormai molto famosa. Stamattina dicevo che dovremmo essere 8.300 a correre partecipanti. Poi prossimi saremo alla Maratona di Roma, ne siamo già iscritti 50. Da ricordare che noi abbiamo un primato in assoluto in Abruzzo, dove siamo risultati la prima società come numero di partecipanti arrivati alla Maratona di Roma 2 anni fa. E oltre a essere prima a livello anche nazionale, perché come società numero di partecipanti siamo arrivati settimi di numero di partecipanti alla maratona come numero di partecipanti, quindi siamo stati... Insomma, i numeri sono dalla vostra parte di queste maratone, quella di Roma ma anche di quella di Verona, ne abbiamo parlato anche con gli amici di Vasto, con i quali sicuramente siete amici, quindi non so, la Falasca e gli altri nostri ospiti Altieri. Remo, di nuovo, nel 2015 invece appunto sono state fatte tante gare, tante cose. Obiettivi per il 2016, essere sempre più numerosi? C'è una maratona in particolare che andrete a fare che magari non avete fatto l'anno scorso? Ma allora, noi ci ripeteremo sempre con la Maratona di Roma, che è quella che sentiamo di più. Poi naturalmente ci saranno anche le altre varie maratone, Firenze, Venezia, che questo però sarà a fine anno, tutte queste maratone ci saranno a fine anno, Torino per dire. L'appuntamento principe della primavera è la Maratona, sì, di quella Roma. Di Roma, l'appuntamento dove noi siamo più legati, molti di noi sono 10, 12, 13 anni che la fanno di seguito, quindi si sentono proprio, diciamo così, romani a livello di maratona. Anche perché che emozioni può dare, ovviamente anche a Firenze, anche a Verona, con le bellezze delle nostre città, ma magari correre lungo Via dei Fori Imperiali, insomma, e tutti i posti di Roma, penso che è qualcosa di unico. Eh sì, la Maratona di Roma tocca tutti i punti cruciali della Roma capitale, quindi a tutti piace vedere, essere acclamati da tutti i popoli, che là vediamo incitamenti di tutte le nazionalità, abbiamo incitamenti, sentiamo spagnolo, tutto il mondo è presente a Roma, sappiamo benissimo. Perfetto. Io volevo ricordare che quest'anno nelle gare che abbiamo come obiettivo nostro di società che presenteremo noi, oltre alla nostra Memorial di Robo Talivo, quest'anno per la prima volta la società Podistica San Salvo si lancerà a fare un triathlon a San Salvo, quindi in collaborazione con altre due società di ciclismo e di nuoto, la Mille Sport, che è presente a San Salvo. Ovviamente poi ne parleremo su tutti i nostri canali sportivi, quindi direttamente sia dal sito di Zona Locale sia dalla pagina Facebook dell'edicola del Bar Walter. Va benissimo, io vi saluto, per me è stato un piacere avervi qui, in bocca al lupo a tutti quanti gli iscritti, salutatemi insomma il presidente e gli altri del direttivo, e ci vediamo presto magari a parlare di altri ottimi risultati anche in questo 2016. Grazie a voi. Grazie. Allora, come vedete, per un attimo svesto i panni del conduttore, vesto quelli del tifoso della SD New Roburg, Castiglione Messermarino, la squadra del mio paese alla quale sono legatissimo, che ieri finalmente si è imposta 5-0 sul Real Licia, una bella vittoria per i ragazzi di Castiglione, se la meritavano perché tra neve e tante altre difficoltà non ancora riuscivano ad allenarsi bene e a giocare da quasi più di un mese, da prima di Natale. Poi c'è stato il recupero di Vasto, la partita purtroppo persa, quindi ci voleva assolutamente questa vittoria. Parliamo quindi del girone di terza categoria, girone Vasto, e abbiamo qui una folta rappresentanza del Carunchio, il Carunchio 2010. Abbiamo qui allora Antonio Mascilli, Yusuf Boyang, il mister Maurizio Di Trento e il presidente Donato Ranni. Allora, da chi vogliamo cominciare? Dai calciatori? Facciamo così. Allora, Yusuf, inizio subito da te. Come ti sei trovato a Carunchio? Cosa ti ha portato ad arrivare a Carunchio dal Gambia, se non erro? E soprattutto come ti trovi con questo gruppo? Il gruppo lì, però sono contento perché a me, quando mi arrivare qui in Italia, mi conosci solo Carunchio, anche i popoli di Carunchio
più bravi, sì, perché loro aiutarti con tante cose. Sì. L'ospitalità che contraddistingue molti centri dell'Alto Vassese, adesso parliamo di Carunchio, ma un po' tutti quanti stanno dando una mano ai tanti ragazzi che sono dislocati nelle varie zone di accoglienza, quindi ti hanno subito accolto. E però tu volevi anche giocare a calcio, quindi è stata anche la scusa per far rotolare il pallone. Sì, sì, però a me vuoi giocare a calcio perché mi piace il calcio, ma quando mi arriva in Carunchio, loro visto me, anche loro vogliono a me giocare con loro, ma sono contento perché il mister, il nostro allenatore, ha aiutato me in tante cose, anche il presidente, anche il giocatore di Carunchio, loro tutti sono bravi, però a me sempre detto grazie per tutti Carunchio, anche il popolo di Carunchio. Ti sei trovato subito a casa, quindi possiamo dire che ormai sei di Carunchio. Allora, Antonio Mascilli, cosa ha portato Yusuf? Perché non solo tecnicamente, io l'ho visto giocare a Castiglione, dove loro si sono imposti ai noi 0-3 meritatamente. Yusuf fu uno dei migliori, ricordo la sua partita. Quale valore aggiunto ha portato anche lui, oltre ad una squadra già buona che eravate? Ti lascio il microfono. Ma Stefano, oltre alle qualità, grandissime qualità che ha Yusuf, che su quello non ci piove, comunque un ragazzo molto umile, educato, e quindi per noi è veramente un piacere, è stato accoglierlo nella nostra squadra, un ragazzo bravissimo, quindi è stato adottato proprio alla grande da parte nostra. Si vede da come ha parlato che insomma è veramente è effettivo ormai un cittadino di Carunchio. Mister, allora, voi siete partiti non tanto bene, infatti nei favori del pronostico magari eravate una di quelle squadre che si pensava vabbè, il Carunchio non potrà dire la sua. Poi avete inanellato una serie di successi consecutivi, poi mi dirai tu quanti. Io ripeto, vi ho visto giocare solo a Castiglione, ma ho capito che siete una squadra molto tecnica e molto ben organizzata. La vittoria con l'Atletico Cupello di qualche settimana fa vi ha legittimato come una delle favorite. Questo girone sarà una bella corsa a tre. Sì. Correggimi se sbaglio, sì, sì. Con Lentella e Atletico Cupello. Attualmente sì. Sì, attualmente diciamo che stiamo là, diciamo che è una corsa a tre. Speriamo di poter mantenere il passo e di arrivare fino alla fine con questa chance che ce la vogliamo giocare fino alla fine, diciamo, ecco. Sono veramente, voglio ringraziare Yusuf, Antonio, ma voglio ringraziare tutti i giocatori perché è vero, abbiamo fatto una partenza un po', diciamo, ad handicap, ecco, diciamo così, probabilmente con anche qualche errore commesso da me, sicuramente con la preparazione fatta, forse dovevamo fermarci qualche giorno prima per farli un po' riprendere dalla grossa preparazione che abbiamo fatto, probabilmente anche sti ragazzi non erano abituati a questo ritmo di preparazione, ecco, diciamo che abbiamo avuto questa partenza un po' rallentata. Però poi i risultati si sono visti. Però sì, ecco, bravissimi, i risultati dopo si sono visti, e penso che con questa forza e con questa voglia che tutti quanti ci stiamo mettendo, penso di potercela giocare fino alla fine con tutti quanti. Io approfitto per salutare Di Foglio e Moretta, che conosco bene della vostra squadra. Al presidente voglio chiedere il prossimo impegno con chi, non ancora vedo il calendario. Allora, il prossimo impegno è con la squadra dell'Entella e ci teniamo in particolar modo a questa partita perché all'andata abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, anche perché c'è stata pochissima sportività da parte dell'Entella, e credo che sabato il Entella riceverà quello che ha seminato, quindi se semini il vento raccogli la tempesta. Quindi un invito nemmeno tanto insomma lecito, che sarà una bella battaglia sportiva. Col presidente, a telecamere spente mentre prendevamo il caffè, stiamo parlando di una bellissima iniziativa che il Carunchio, che il presidente Ranni porta avanti ormai da tanti anni, ovvero quella dell'adozione a distanza. Presidente, in breve ce la vuoi dire tu, a sottolineare quanta, non dico umanità, ma quanta insomma semplicemente voglia di fare del bene anche con un piccolo gesto ci sia nel vostro centro.
Assolutamente Stefano, allora io ogni anno a Natale faccio un regalo alla mia squadra e da 4 anni gli regalo un'adozione a distanza, questo perché tutto sommato a noi non manca nulla, quindi se si può dare, io ho sempre pensato una cosa, che una squadra di calcio, ma in generale a tutti i livelli, deve essere qualcosa di più, deve dare altri segnali. Sì, esatto, esatto, cioè io la vedo questa figura, in un piccolo paese deve essere un punto di aggregazione, deve dare dei segnali ai ragazzi per farli crescere in un certo modo, quindi questa adozione vuole anche dare dei segnali a loro, far capire di quando siamo fortunati e che possiamo fare tanto, quindi anche il fatto di Yusuf che gioca con noi è stata una cosa naturale, veramente naturale che lui giocasse con noi, come se ha sempre fatto parte di noi. Ma Presidente, io la penso come te e davvero sottolineo il fatto che a noi non costa niente, cioè veramente, è un caffè in meno, sì. È un qualcosa che secondo me potrebbero fare tutte le squadre. Sarebbe bello che qualche altra squadra di terza categoria, magari anche i miei amici Castiglione, vi possano insomma imitare, emulare in questa bellissima cosa. Allora io vi ringrazio, è stato un piacere avervi qui. Yusuf è un bel centrocampista con dei bei piedi, non da terza categoria, ve lo assicuro. Perché l'ho visto giocare, io naturalmente tifo solo per Castiglione, però delle squadre che sono in vetta non mi vergogno a dire che siete quella che mi sta più simpatica, quindi tra virgolette per la vittoria finale faccio il tifo per voi. Vi saluto, in bocca al lupo e ci vediamo presto. Grazie. In chiusura vi rinnovo solo l'invito a seguirci sempre sulla nostra pagina Facebook, l'edicola del Bar Walter, o direttamente da zonalocale.tv. Un saluto da Stefano Troilo, alla prossima puntata.